Allora, Giacomo Sidoni, il progetto è Lore, Silvio di Borgetto, il relatore sono io. Dunque, descrivere l'attività che abbiamo fatto con Giacomo è sicuramente stato un piacere confrontarmi con Giacomo, perché presa una decisione, ha deciso di portare avanti questo progetto sul museo, che è un museo a lui caro, nella sua città, e abbiamo fondamentalmente ci siamo confrontati in lunghe chiacchierate serali barra notturne, ecco, abbiamo utilizzato questo modo di confronto, ma erano scambi di idee dove fondamentalmente una necessità di Giacomo di uscire con un progetto che potesse portare a migliorare la sua città e comunque questo museo è stato un po' quello che ha mosso tutto il progetto. Io vorrei utilizzare dei termini che sono usciti dalle nostre chiacchierate, ovvero abituare la gente a capire qual è la differenza tra il vedere e il guardare, perché per noi questo è stato un po' quello che ha mosso, no, il nostro progetto. E soprattutto riuscire a dar vita a degli oggetti dormienti in un punto, in un ambiente che è quello del museo, dove l'oggetto di per sé è già o chiuso dentro una teca o messo in uno spazio e perde già da quel momento perde la sua natura, la sua prima funzione. E, Giacomo, ti lascio la parola e poi apriamo la parentesi delle illustrazioni, quella per le illustri te, del pudore dell'illustrazione, perché era un argomento che non avevo mai affrontato. Ok? Vai. Ringrazio il professor Leggetti, il relatore. Puoi toglierti la maschera? Sì, sono dopo 2 minuti muori. Ecco il mio progetto, buonasera a tutti innanzitutto, il mio progetto si chiama Progetto Lore ed è scaturito dai loro principali fattori, come diceva il professore prima. Appunto, il primo è il fatto che per l'affetto e per il legame che ho per la mia città che è Perugia, ed il secondo è il ruolo che Perugia ricopre per la cultura e la civiltà etrusca. Dove svolgo la mia ricerca? La svolgo presso il complesso monumentale di San Domenico, che è un ex monastero domenicano del 1200, riconvertito nel primo dopoguerra a un museo archeologico, il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, abbreviato MANU, che è appunto un formidabile museo per un motivo, perché Perugia in tutto il suo perimetro presenta decine e decine di necropoli etrusche, alcune perfettamente visitabili ancora e altre perfettamente ricreate all'interno del museo stesso. E come si vede da questa immagine del chiostro inferiore, l'elemento più comune appunto è l'urna cineraria. Si parla di decine e decine di urne cinerarie caratterizzate principalmente da 2 fattori: il coperchio con sopra il defunto ritratto nell'atto di una libagione, sotto al quale alcuni esemplari ancora presentano smalti del secondo secolo a.C. con il matronimico e il patronimico, e sotto la cassa che presenta un bassorilievo con una scena appartenente a un mito greco o una tragedia greca. Quindi si può dire che questi oggetti siano delle vere e proprie enciclopedie visuali, tutte uniche, il principale problema però che si nota da queste immagini è la loro enorme abbondanza. Infatti gran parte delle necropoli presentano decine e decine di reperti che vengono esposti qui in una maniera certe volte non ottimale e non consono, perché come dicevo ogni elemento è unico e ogni elemento vuole narrare qualcosa da parte della famiglia del defunto, al defunto stesso, tramite un mito particolare. Quindi ci sono delle problematiche di fruizione, come dicevo. Innanzitutto la grande fetta di pubblico che visita il museo è quella dei weekend, che non hanno molte ore a disposizione per una visita,
quindi tendono a andare veloci e non c'è un'opportuna fruizione di questi reperti. Come vedremo, le didascalie sono abbastanza insufficienti per quanto riguarda il comfort di lettura. L'illuminazione è spesso affidata all'illuminazione naturale, quindi spotlight sono dedicate soltanto a pochi reperti di più magnifica fattura. Ci sono soltanto la lingua inglese oltre a quella dell'italiano, e il percorso soprattutto non prevede interazione da parte di utenze di giovane età, ma solo da utenze con esperienza culturale già pregressa, quindi non ha dei percorsi facilitati per fasce scolari o prescolari. Per svolgere in maniera ottimale il lungo percorso, quindi bisognerebbe o dividere la tappa in più giorni, data l'enorme numero di reperti, oppure comprare il costoso libro nello shop del museo. Come si vede da questa immagine di un reperto nel chiostro inferiore, purtroppo lo stato della didascalia è quello che è, si trova molto in alto, molto dietro, quindi non è molto fruibile da parte del visitatore, soprattutto se di bassa statura come un bambino, appunto. E queste enciclopedie visuali hanno delle opportunità notevoli, si possono creare dei legami sinergici con la scuola e l'università, fare delle lezioni svolte al museo, fare delle attività tematiche, ampliare la visita multiculturale facilitando anche, come dicevo, l'interazione da parte delle giovani generazioni, incrementando il bacino di utenza e non da ultimo anche creare un brand e merchandising, anche perché c'è un forte bisogno di una ripresa economica, dato che il Covid non ci è andato appunto leggero. Già le aree e i parchi archeologici sono in coda alle visite secondo l'Istat, però appunto c'è una ripresa auspicabile perché ci sono 7 miliardi nel piano cultura, quindi i musei accettano ben volentieri delle opportunità nuove. Questo quindi è il mio progetto, quello che propongo, si chiama LOR, qui vediamo il logo. Innanzitutto, cosa significa LOR? È un termine coniato per opere di finzione che descrive un'ambientazione affascinante ma silente, e noi traiamo il concetto di trasmissione della conoscenza soltanto tramite l'analisi di un determinato ambiente, quindi senza l'utilizzo di una narrazione diretta. Quindi il mio progetto di tesi è un'applicazione per smartphone rivolta ad utenti di tutte le età, che si basa sulla tecnologia del QR code, dedicata a questo museo qui. È una piccola enciclopedia illustrata del museo, fortemente interattiva ed espandibile, con al centro dell'esperienza l'interazione con l'illustrazione del reperto. Quindi è un'opportunità per far sì che la visita dell'utente non si fermi al perimetro del museo, ma che possa continuare al di fuori anche con gli elementi come il coloring book correlato. Il core dell'esperienza è l'illustrazione, ho realizzato più di 25 tavole dei principali miti e tragedie greche attraverso un segno moderno, semplice da riprodurre in tutti i supporti, che sia cartaceo e web, e appunto che viene declinato in particolar modo nella nostra applicazione. I loro point sono il tramite con cui interagiamo con l'illustrazione stessa. Si tratta di piccoli talloncini della dimensione di 15x18, posto che vengono posti appunto vicino al reperto, al posto delle precedenti didascalie analogiche, e presentano semplicemente un QR code e il logo dell'applicazione. Sono di minimo impatto visivo e di facile fruizione. Come funziona l'applicazione? L'applicazione problema tecnico, no? Anche Steve Jobs, la prima presentazione di Linux, proprio dovevo trascinare. Ah, è spero che viene trascinato. Ok,
ti lancia l'applicazione all'interno del nostro smartphone che appunto si vede dal logo, un piccolo splash screen, e successivamente c'è un breve tutorial che ci illustra l'esperienza e ci dice di interagire attraverso questi talloncini e ci chiede l'accesso alla fotocamera. Noi ci troviamo di fronte al reperto, inquadriamo il QR code e viene lanciata l'esperienza di interazione che funziona. Purtroppo si vede poco, però c'è l'illustrazione espandibile. Può spegnere solo questa metà di no. Start, no. C'è l'illustrazione, il nome e l'iscrizione del mito, l'hamburger menu con la mappa del museo per vedere dove ci troviamo e ciò che è in corso all'interno del museo stesso, e si può accedere ai preferiti e via così. Come funziona in particolare la fruizione con il mito? Attraverso, come dicevo, l'interazione con l'illustrazione. Ogni elemento dell'illustrazione è interagibile. Quindi noi vediamo un elemento come lo scudo del personaggio, clicchiamo e è come se fosse un ipertesto infinito. Ogni elemento è interagibile e visibile all'interno dell'area del museo. Siamo interessati da un personaggio femminile al centro dell'opera, clicchiamo e capiamo che è un demone femminile e il ruolo che ha nella cultura greca. Ci interessa l'armatura di un personaggio, vediamo che un personaggio ha un elmo etrusco e le sue caratteristiche. Ci interessa il vestiario, vediamo che non si chiamano non si chiama mantello ma si chiama clamide, e via così. E l'esplorazione non finisce qui, come dicevo, perché anche attraverso il coloring book che avete lì, un coloring book che adesso analizziamo, avviene lo stesso concetto, quindi si inquadra il door point dall'altra sinistra e si esplora l'esperienza. Continuo come prima. Ok. E siamo qua. Ok, il coloring book velocemente è appunto ciò che è ciò che permette l'esplorazione anche al di fuori del museo. Si tratta di una vera e propria missione, appunto viene dato gratuitamente agli utenti. Si tratta di una vera e propria missione che mette il ragazzo, pure, ma comunque di tutte le età, che chiede aiuto da parte del museo perché le opere sono tornate in vita e per ritornare allo stato di quiete, quindi più di come erano prima, vogliono essere colorate e vogliono che vengano risposte le loro domande. Quindi è caratterizzato da una doppia pagina muta, quindi solo con il lore point, da colorare ed esplorare attraverso l'app. E successivamente c'è la parte dei quiz, quindi dopo aver esplorato propriamente l'app si risponde alla domanda. Le generose dimensioni del museo fanno sì che vengano anche organizzati dei punti dove si possano fare delle attività denominate lore lab, e questo è il gancio che appunto in condivisione con le scuole, appunto anche utilizzando gli elementi come il coloring book. Quindi concludendo, attraverso l'adozione e lo sviluppo del mio progetto, la nostra visita non si conclude quando usciamo dal museo, ma continua anche con l'applicazione e con gli elementi relativi. L'ampio target d'età garantisce una buona fruibilità da parte di tutti, è un ottimo link tra il museo e la didattica moderna sempre più digitalizzata. L'interattività dell'illustrazione e il comfort di lettura multimediale fanno sì che l'esperienza venga migliorata. Gli aggiornamenti dell'app fanno sì che diventi potenzialmente infinita. Si possono organizzare mediante l'app attività creative per i più piccoli, eccetera. Si crea un ecosistema culturale e si vive l'idea appunto di brand e un merchandising. Grazie. Grazie. Una domanda, sì. Come nel video si crea poco, quando sì. Nell'app si
le varie sezioni dell'illustrazione si evidenziano. Sì, sì, diventa blu. Sì, sì, no, si gira appena, scusate, volete. Ah, no. Sì, posso girare, magari che si vede meglio. Ah, ok, ok. Comunque, sì, cioè è anche esplorabile attraverso lo smartphone, c'è cioè un QR code, volendo, se la volete provare nel vostro telefono. Ah, quindi l'hai sviluppata? Cioè non è... No, è, diciamo, è un prototipo grafico, sì. Okay. Però, si però può... è navigabile. Sì, è navigabile, è sviluppabile anche facilmente perché si tratta di un ipertesto. Sì, sì, è semplicemente un ipertesto. E quindi basta, insomma. Sì, comunque. E due domande, una su cioè questa idea della app e l'hai applicata sperimentalmente al museo, diciamo, che ti è caro, ma di fatto è un progetto che potrebbe accogliere tranquillamente, potrebbe essere declinabile su altre esperienze museali. Sì, tu sì. Ti chiedevo se hai guardato ad altre esperienze di questo tipo, sì, che sì. Esistono. E l'altra cosa, la scelta della carta del coloring book. Sì, in realtà sarebbe per pennarelli più tendenzialmente più indelebili, però sì, naturalmente anche vedendo la disponibilità, comunque è un elemento gratuito, certo. Quindi bisogna anche vedere l'investimento iniziale da parte del museo, vedere anche la qualità effettiva in fase di stampa, insomma. Sì, sì. Diciamo che il museo è guardato, forse nella presentazione di Giacomo non è emersa questa cosa, aveva dato delle limitazioni di grande disponibilità, ma come tutte diciamo, le istituzioni, poco budget, fare con quello che c'è o con meno di quello che c'è. Sì. Ah, quindi comunque anche già stata fatta l'interlocuzione. Sì, sì, sì. Il museo ha avuto la possibilità di sia di esprimere l'interesse, ma allo stesso tempo è un primo strumento per poter rilanciare è stato ottimizzato, poi lui non l'ha spiegato, ma con un'ottimizzazione del foglio macchina da stampa, quindi è un prodotto economico, ma che ci dà la possibilità, tramite un piccolo investimento di tipo, diciamo, informatico, quindi quello della creazione e il montaggio del sito sul server del museo, di poter già far partire il progetto stesso, insomma. Sì, potenzialmente. L'altra domanda? No, era quella, quella sulla carta, e l'altra se avevi guardato, sì, diciamo, ad altre esperienze analoghe. Sì, nel project book c'è lo stato dell'arte, diciamo. Sì, no, quello l'ho visto. Sì. Ma quindi tu, cioè, questo non è ancora stato effettivamente provato con dei bambini? No, tutto potenziale. Sì, l'inserimento del tra virgolette del playtest sarebbe da sperimentare con una prima mandata di fondi del museo. Ah, oh, ok. Sì. Bene. Giacomo, parlaci di queste illustrazioni. Hai parlato di generose dimensioni delle sale del museo, ma però, sei stato generoso con le dimensioni. Perché i tuoi miti hanno queste piccole dimensioni? La dimensione aurea. Sì. Il Davide di Donatello, ad esempio. No, raccontavo prima la commissione di questa domanda, dove mi diceva in una di queste serate: prof, ma secondo lei vanno bene i nudi che ho fatto? Ecco, questa è stata una delle prime volte che mi sono trovato a fare il censore di un illustratore che non... Quindi Giacomo è andato in punta di pennello, diciamo così, a rappresentare i nostri eroi, i nostri miti. Te l'avevo promesso che l'avrei detto. Quindi... Va bene, ci vuoi venire? Grazie. Giacomo, come presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica editoriale, indirizzo illustrazione, con la valutazione di 106 su 110. Grazie.